E questo, amici, è il motivo per cui è meglio non viaggiare col trolley. Un uomo sofferente. Amici del cuore, bentornati in Tanzania per l'ultimo episodio della serie africana con Barbascucchia. Oggi andremo a conoscere una comunità Masai, entreremo con loro in contatto attraverso il cibo, il loro un po' particolare per i nostri palati, il nostro sotto forma di Nutella che ho trovato al supermercato e dovevo assolutamente fargliela provare per la prima volta. Quindi mettetevi comodi perché un super video sta per cominciare subito dopo lo sponsor che l'ha reso possibile, ovvero HelloFresh. Grazie HelloFresh. Se volete provarlo vi lascio il link qua sotto in descrizione. Con il codice Nicolo50 potete avere il 50% di sconto sulla vostra prima box per provare HelloFresh e avete anche il 25% di sconto sulle due box successive che ti vengono recapitate direttamente a casa, contenenti le ricette che scegli dal sito. Ogni settimana ci sono proposte nuove per tutti i gusti e nella box trovi anche tutti gli ingredienti già dosati e già divisi per ricetta per prepararti tu stesso delle super cenette. Riesco a farle anch'io che non sono un asso in cucina. L'abbonamento settimanale poi è flessibile, si adatta alla tua routine, scegli il luogo, il giorno e l'orario di consegna, puoi metterlo in pausa quando vuoi. Poi se per esempio vai in vacanza, ed è una figata perché non devi star lì a pensare oddio oggi cosa mangio. Gli ingredienti sono freschi di stagione, arrivano direttamente dai produttori, la box è interamente riciclabile, emissioni di CO2 pari a zero e col mio codice sconto Nicola50 vale assolutamente la pena di provare. Sono arrivato a casa stanotte all'una, per fortuna c'era il pacco di HelloFresh ad aspettarmi così non sono dovuto andare a fare la spesa. Oh. Sai cosa sanno? Sanno di street food nel sud-est asiatico, sanno di umidità, motorini e piattini di polistirolo. Ah. Ricetta approvata. Grazie HelloFresh, buona visione. Tra poco scendiamo, ci aspetta un pranzo veramente speciale. Questo van è sempre più pieno. Dove si va? Siamo arrivati dove si svolgerà il nostro fantastico pranzo domenicale. Linana, your outfit is amazing. Ah, thank you very much. It's better than mine. This is your Sunday outfit. This is my Sunday outfit. Spettacolare. You know this? C'è il coltellazzo. Come. Non so cosa mi vuole mostrare. Ah, ok, è il pranzo di oggi. Non so se posso mostrarla questa cosa. Tell them I'm okay. You are okay. I'm very friendly. Ok, ok. Yes. So this is normal for you. This is normal for me every time I'm here. Pausa. Amici, non potrei raccontarvi la cultura Masai e una giornata assieme a loro senza mostrarvi le immagini che state per vedere, che vi avviso sono molto crude, anche perché i Masai non è che sono proprio vegani. Se vi fa impressione vedere come viene lavorata la carne o anche solo l'idea che quello prima era un animale vivo e vegeto, e insomma vi fa senso vedere qualcosa che sia più strong di un petto di pollo confezionato all'esse lunga, vi consiglio caldamente di non continuare con il video. This is prepared for a very special guest. This is a goat, so we prepare for a special guest who has been waited for quite a long time. So we have gotten that this information that very important visitors. Ah, we are the very important visitors. Yes. Ah, so you prepared a very important meal for our Sunday. Meal with chapati. Ah, chapati. Where? Chapati. Come, guys. We don't use bananas in all our meals. Mm-hmm. So we put banana and potatoes. The master for chapati. They are making chapati. Have a surprise for you for later. Thank you. I have a surprise that involves the chapati. The chapati. I know you have flown all the way to Idru. Milan, Idru. Yeah. And then from Idru to... We did Milan, Doha, which is in Qatar, and then we went to Dar. Dar es Salaam here. Yes. And then now in Kilimanjaro. Yeah, we are near the border with Kenya. Kenya, a few meters. Yes. Ma quanto pare c'è una sorpresa per noi, bellissimo. Lenana ha un'altra sorpresa per noi. Grazie. Grazie mille. Bellissima collana fatta a mano dalla moglie. Sicuri che volete vederlo? Non vi ho ancora mostrato niente, adesso arriva la roba forte. Gente del Kenya che viene qua.
This is what I got. I'm preparing it. In a few minutes, put on the plate. I put on the fire. Sì, le immagini sono un pochino crude, sicuramente molto horror per noi occidentali abituati a trovare la carne già pronta al supermercato, in realtà questa è la quotidianità per loro. Il menù del giorno prevede un capretto intero, che è stato, anzi sta venendo, adeguatamente preparato, c'è un po' di roba a bollire, un po' di interiore da pulire e la carne che viene tagliata viene poi infilzata su questi bastoni che poi andranno a finire sul fuoco. Nel frattempo stanno preparando anche il ciapati, immagino ci saranno anche riso, verdure. Sicuramente oggi il cibo non mancherà. Bravo! Sarei curioso di sapere se questi bambini hanno mai visto un musungu nella loro vita. Forse sono il primo uomo bianco che vedono. No, l'altro lato. Aspetta, girali. Così. Mettili. Sì, caro! Allora, a quanto pare, visto che siamo così vicini al confine, si potrebbe addirittura andare a fare una passeggiata in Kenya. È un po' che non vado in Kenya. Andiamo a fare un giro in Kenya? Vabbè, vado da solo. Questa è Tanzania. Questa è Kenya. Siamo in Kenya. Questo sentiero delimita il confine tra le due nazioni. Vai, stretta di mano tra un paese e l'altro. This is Tanzania e this is Kenya. Però adesso devo tornare perché a quanto pare mi fanno cucinare. Cioè devo cucinare qualcosa, non ho capito. We are making soup for you guys. Soup? Yeah, African soup. Ah, guarda che strumento ingegnoso. Ah, è difficile. È difficile. Mi sono sporcato le braghe. Sono meglio di te comunque, non sto schizzando da nessuna parte. Non stai frullando. I'm good? Not really. Not really. Più che altro non devi accendere il fuoco. Bring up. Yeah, that way. Ma così mi schizzo. Sembra l'acqua dei pennelli. Non mi fa impazzire, se devo essere sincero. Si offendono se lo avanzo? Ho paura che se lo bevo tutto esce uguale. Ma come se lo gusta, cipollino? No, non mi fa impazzire, se devo essere sincero. Stessa quantità di olio che metto nella Vespa. E questa sì che è una bella grigliata. Mamma mia. I think I will not finish this. Me, I will take all of it. Yours and mine, all together. Goditela. Then in the next like 3 hours, eat this one as you go. I don't know whether it is in the airport or your dinner tonight. Ah, questo è abbastanza hardcore, devo dire. Ah, ancora? Top, grazie. Io volevo fare una clip, grazie zio che mi aiuti, però ho le mani completamente unte e mi è colato anche un po' di unto addosso. Via.
Vedi perché si fanno quella roba ai denti, Masai? Mangiano il capretto molto più facilmente. Allora, le parti arrostite senza troppo grasso sono spaziali. Però, cioè, veramente, cioè, fai vedere quanto grasso. Non riusciamo a mangiarlo. Ce n'è veramente tanto. Però è un'esperienza. Sono molto contento. Ti sta piacendo, zio? Da morire, per me è moltissimo. Però ho bisogno del filo interdentale adesso. Io ho bisogno anche di un tovagliolo. Ah, sì, questo fatto che non ci siano i tovaglioli è un problema. Vagamente. Perché siamo degli occidentali viziati. È vero. In realtà potremmo usare il più grande tovagliolo che l'uomo ha a disposizione, ovvero i suoi pantaloni. O la camicia, per quella. No, ci tengo troppo alla camicia del buon umore. Però è bello. Questo pezzo è veramente buono. Ma lui fiero che si mangia il fegato come se niente fosse. Mi hanno servito anche quello che penso sarà il pezzo più impegnativo, ovvero il fegato di capra. Oh, è un'esplosione di gusto. Pensavo sarebbe stato più duro, e invece è molto budinoso. È budinoso. Oh, zio è forte. Te l'ho detto che è forte. È fortissimo. Lo senti il ferro? Ah. Forse un po' troppo questo per me. Cioè, ne ho mangiate di cose strane, ma il fegato di capra che dentro è quasi crudo. Allora, l'esterno è molto più mangiabile. Però sì, sembra di leccare un palo di quelli che ci sono negli autobus. Rugginoso, ma ha un che di portuale, un che di molo. Non so come definirlo. C'è una tanga Wheezy per sciacquare? Eccola qua. Eccola qua, Nick. È veramente impegnativo, però lo mangerò. Devo sciacquarmi la bocca. C'è stato un attimo che stavo per cedere. E adesso ho tutto il sapore di cancello in bocca. Cioè, so proprio di. Questo è un aperitivo, lo sapete? Come un aperitivo. Esatto. Ancora deve arrivare tutto. Ok, io sono già sazio. Tutto qui. Alla vostra, ragazzi. Non riesco a mandarvi al sapore di fegato comunque. È molto forte, ma sono anche molto contento. Perché spesso mi capita di vedere video, comunque persone che vanno a provare questo genere di cose. Dicono, wow, buonissimo. Io non ve lo dico che è buonissimo, perché secondo me non è vero. Però è bellissima l'esperienza. Cioè, sono veramente contento di essere qua con questa comunità che ci sta offrendo, penso, quello che sia il pasto per eccellenza della domenica per gli ospiti importanti. Cioè, ci hanno offerto un capretto intero. Anche loro, logicamente, lo stanno mangiando. Ma veramente, uno spettacolo. Devo lavarmi le mani. Tu le lavate? Purtroppo sì, ma... Cioè, allora, il rubinetto ovviamente è sempre quello. Però c'è anche la saponetta che è rimasta così ed è usata da tutti. Immaginare che cos'è. Forse sono più sporco di qui. Fortunatamente possiamo lavarci le mani con l'acqua piovana raccolta all'interno di questa cisterna. È freschissima. Che bello. Non so te, zio, ma io non potrei stare meglio di così. Io sto cercando di levarmi i pezzi di capra dai denti. Senza quelli starei un pochino meglio. Avrei dovuto portare il filo interdentale. Sono arrivate le portate principali. Vediamo un po'. Ciapati, la mia cosa preferita. Questa è carne di capra. Got? Yeah, got. Got, ok. Questo è il resto della capra, fatto però con le verdure. Patate? Anche oggi si mangia fino a scoppiare. Curiosa comunque questa cosa che loro mangiano l'anguria assieme alla carne, al ciapati e tutto il resto. Cioè, non è una cosa che mangiano per forza alla fine del pasto. La mettono nel piatto e se la mangiano insieme al platano, alle al platano, alle patate. Non mangi, zio? Sono bello sazio. Ma io ho fatto una colazione per puntare. Anch'io. Devo dire che queste patate... Oh no, stra buone. Allora, gli ho chiesto alle Inanna se poteva fornirmi un coltello e mi ha dato questo macete. È arrivato il momento. I have something you must try because chapati is perfect with Nutella. Ah, Nutella. Do you know this? No, no, no. Have you ever tried it? No, no. Ah, bello caldo. Bello caldo, yeah. Ferrero, ringrazio io. Questo video non è sponsorizzato da Ferrero, però mi sembrava una cosa carina da fare. La Nutella col macete non l'ho mai spalmato. Ma no, ma ne faccio un po', Ne abbiamo tantissime. Try. So, I try this? Yes. Com'è? Sta sgocciolando. Te ne ho messa tante, Do you like it? Yeah, this one is better. Chapati is better with Nutella, right? Yeah, Nutella is good. No, via. Inizia la festa, mamma mia. Non vuole provarlo, sta masticando la capra. Buono.
Very nice. Allora, non so se gli piaccia veramente o stiano facendo finta per cortesia, però ve lo dico, ciabatte Nutella, sembra di mangiare una crescia sfogliata con la Nutella amarotta. Incredibile. Oh. Però gliene devi mettere di più. Vedo degli sguardi dubbiosi. Ho detto che non si offendono se me la mangio io. Io non la mangio mai la Nutella. Però vi giuro, col ciabatte è incredibile. Buono try? You wanna try? Yes. No. Buonissimo questo. Pilau? Yes. È un riso preparato con un soffritto particolare. Questo qua invece belli che danno una mano. Tipo me che da piccolo dicevo che volevo dare una mano a mia nonna, in realtà volevo solo rubare il sugo. Cioè volevo pucciare il sugo. Bellissimo comunque, esperienza top quella di oggi. Tappa bagno. È un po' buio qui dentro. E adesso torniamo in direzione di Moshi, perché questa sera abbiamo un volo interno che ci aspetta e inizierà il nostro lungo rientro in Italia. Io ben. We are waiting for the car. Tutto sommato è stato abbastanza esotico. Sperimentare va sempre bene. Non vi fermate davanti ai vostri limiti, ma mangiateli. Pensavamo di essere partiti in anticipo, in realtà considerate le tempistiche degli spostamenti africani, arriviamo giusti giusti in aeroporto, dopo 4-5 ore di viaggio, a bordo di quello che io chiamo il pulmino delle suore. In realtà il NOA, si chiama NOA, è utilizzatissimo qui in Tanzania, perché i grossi autobus non riescono ad affrontare la maggior parte delle strade. Noi adesso stiamo percorrendo una strada asfaltata, però avete visto durante i video che per lo più si tratta di sterrato. Ci manca ancora un'ora di strada per arrivare in aeroporto e il nostro NOA dà segni di cedimento. C'è una gran puzza di frizione. No, abbiamo accostato. Ci sono un sacco di salite e questo non aiuta. Praticamente oltre a una certa marcia non va più, perciò non riusciamo a superare i 40 km orari. E tra non moltissimo farà buio. Non so se ce la faremo. Mi si è spaccato un avocado, quindi mamma mia. Vuoi un po', zio? Allora, non soltanto siamo riusciti ad arrivare in aeroporto, ma siamo anche riusciti ad arrivare in hotel. E arrivare in questo hotel, a Dar es Salaam, è stata una vera impresa. Perché cosa è successo? Usciamo dall'aeroporto e ovviamente tutti i tassisti ci assalgono. Tutti ci vogliono scammare in qualche modo, partono delle cifre allucinanti, ma l'hotel è a 600 metri dall'aeroporto. Il fatto qual è? Che c'è una strada chiusa, quindi tutti ci volevano prendere su con il taxi per poi mollarci a un certo punto in mezzo al niente, perché la strada era chiusa, quindi avremmo dovuto farla a piedi. A sto punto la facciamo tutta a piedi. Farla a piedi comporta attraversare strade dove sfrecciano macchine, moto e tuk tuk, tutto al buio, senza attraversamenti pedonali, senza semafori, fango, cavalcavia, rotaie del treno, gente che ti chiama a destra manca. Io sinceramente non me la sono sentita neanche di fare mezza clip. Tutto questo in piena notte. Arriviamo in hotel, casino come al solito per il check-in, però per fortuna riusciamo ad avere la nostra fantastica stanza. Nel frattempo non so te zio, ma io mi sto sciogliendo dal caldo. Condizioni igieniche quelle che ci aspettavamo. Blattina. La stanza è abbastanza grande. Il letto è molto grande. Ci hanno dato un lenzuolo, un asciugamano, l'altro l'abbiamo dovuto richiedere. I cuscini hanno la ragione sociale dell'azienda ricamata sopra. E questo qui, guardate, è un cuscino di un divano che è stato riciclato. Come? Ma è gigantesco, ma io mi spezzo il collo a dormire qua sopra. Attenzione però, non prendete queste come lamentele, perché io sono molto felice della situazione, perché so che voi vi divertite quando noi dormiamo in questi postacci. Vi faccio vedere il bagno. Dietro questa fantastica porta a semispecchio. Wow, gigantesco! Lavandino, carta igienica, bidet che perde acqua, toilette, lo scarico fortunatamente qui funziona, e poi c'è la doccia che è piazzata comodamente qui. Tra l'altro ti danno delle fantastiche infradito. Tutto questo spazio è inutilizzato. Temperatura credo 35 gradi, wifi non pervenuto. Però beccati che schermo piatto.
corridoio un pochino horror. E ovviamente è tutto chiuso, tutto deserto, non c'è nessuno oltre a noi. Fortunatamente sono riuscito a recuperare una bottiglia di acqua. La tipa del bar qui sotto mi ha scammato sul prezzo, però poi ha anche sbagliato a darmi il resto, quindi in teoria ci avrei guadagnato, solo che sono una persona onesta, quindi sono tornato indietro e le ho ridato i soldi. Quanto sei esausto da questo viaggio? Ce la faccio più, voglio sudare. Voglio sudare. Tu sai che non ti alzerai mai più da quella poltrona? La mia pelle si sta fondendo. Ma poi queste poltrone sono gigantesche, ma sono per una sola persona. È molto affascinante. Sono molto soddisfatto da questo viaggio. Mi dispiace tornare domani, perché è proprio un tripudio di disagio, proprio quello che cercavo. Dimenticavo, siamo davanti all'aeroporto, ma la stanza non è insonorizzata e quindi gli aerei si sentono molto bene. Buonanotte zio. Buonanotte papà. Buongiorno zio! Dove ti porta Barbascura? Bellissimo! Stiamo per andare in aeroporto, in qualche modo, non lo so, la strada è chiusa, forse ce la dovremmo rifare a piedi. Buono questo pane bagnato con burro di noccioline. Na F14 nilituma kwenye group baada ya wewe usheka haftiki, kwa nini nirudi kwako tena? Wakamisha laki moja na F15, ikabaki, nisikilize! Kwa maana wewe uliona, mimi nisinge malizia F10. Siamo a Doha, 8 ore di scalo, tanto valeva fare un girettino in città per mangiare qualcosa di buono. Ogni tanto riesce ad intercettare l'aria condizionata che esce da qualche negozio, però per il resto ci sono circa 40 gradi, fa caldissimo e l'unico filo di vento è come stare davanti al phon. Fa talmente caldo che hanno i condizionatori per i tavoli all'aperto. A dire la verità io non vado matto per questo genere di posti, cioè non è il mio ambiente, anche perché si tratta dell'opposto, totalmente l'opposto di ciò che abbiamo visto questa settimana. Però raga, onestamente, piuttosto che farmi 7 ore in aeroporto, valeva la pena di uscire, anche perché in questo ristorante si mangia veramente bene e non vedevo l'ora di tornarci. Madonna, quanto coriandolo. La bontà di questo cibo è indecente, peccato solo ci abbiano portato il coriandolo. Forse ho ordinato troppo cibo. Non è il miglior agnello della mia vita. Sembra che siamo appena usciti dall'ospedale. Finalmente possiamo tornare a mangiare cibo che sa di cibo. Cibo buono. Nulla a togliere alla cultura tanzana, ma devo dire che culinariamente parlando abbiamo passato una settimana un po' impegnativa. Adesso stiamo ritornando sui binari giusti. È tutto così buono. Cena a dir poco superlativa. Adesso Barba si fa le sue ultime comperacce e voliamo in aeroporto. È arrivato il momento di tornare a casa. Io a Milano, lui a Roma. Zio, prossimo viaggio? Non lo so, prima riposiamo. Siamo un po' distrutti. Qui le nostre strade si separano, zio. Ci vediamo al prossimo viaggio. Mi raccomando. Ci vediamo. Ricordati delle notizie. Dormi stanotte. Pensami. Ed è qui amici che torniamo in Italia. Il video si conclude così come anche la serie. Spero tanto che questo episodio l'abbiate trovato interessante e spero che la serie vi sia piaciuta. Consigliateci un prossimo viaggio qui sotto tra i commenti. Nel mentre mi auguro che stiate passando una fantastica estate. Io continuerò a tenervi compagnia ogni lunedì alle 19. Ci vediamo settimana prossima per la prossima avventura.